buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti a Fabio che vi racconto un po' di lui. Lui vive, Ostella vive in Svizzera, ma per modo di dire, vive un po' in Svizzera e un po' in Italia, diciamo che è quasi sulla frontiera, quindi non sapevo nemmeno che dovesse un territorio italiano. Per me Postella è stato sempre un cittadino di Lugano praticamente, e vive quindi praticamente a metà strada tra la Svizzera e l'Italia, un piccolo paese che è vicinissimo a Lugano. Quindi la mattina va a insegnare a Lugano, che insegna da sempre, insegna a Lugano, e poi dopo praticamente in questo piccolo paese ritorna, ritrova la famiglia, i versi, e probabilmente dedica la sua opera alla scrittura dei suoi versi e quindi della sua poesia. E le cose della poesia di Postella. Inizia a scrivere intorno al 1985, il primo piccolo libro è dell'85, e ha iniziato con un editore tra virgolette piccolo ma importantissimo, che è Marcos e Marcos, che praticamente ha pubblicato quasi tutti i suoi libri. Fin quando a un certo punto Einaudi lo chiama e dice: sono molto belle le tue poesie, ti faccio un'antologia. E nasce quindi anche l'antologia per Einaudi qualche anno fa. Per cui tutte le poesie, diciamo un'ampia scelta di poesie, si trova in questo volume di Einaudi. Tutti gli altri invece libri poetici sono editi dall'editore piccolo ma importante, che vi ho detto, un po' come dire Schiller di una volta, insomma, sono i grandi piccoli editori che fanno un po' lo scouting praticamente rispetto ai poeti, che poi spesso scoprono, sono i piccoli a scoprire o anche a valorizzare i grandi poeti, che diventano grandi oppure sono conclamati grandi poi dalle grandi collane delle Guanda, Einaudi, Mondadori, eccetera eccetera. È bello dire che è uno scrittore di frontiera. Stamattina mi diceva sono venuto in macchina qui a Sarona e, come dire, parto con gli occhi rivolti a Lugano, nello stesso tempo però i piedi partono dall'Italia, e non so bene praticamente se sono un po' cittadino italiano, un po' cittadino elvetico, si può dire così. Mi ricorda ma anche un tratto della sua poesia, perché comunque praticamente i nostri versi sono anche l'abitudine, i comportamenti, le nostre memorie, le nostre fisicità, che praticamente vanno nei versi, che quindi praticamente danno un po' lo stilema a tutta quanta la poesia di un poeta praticamente. Poi mentre mi raccontava queste cose io mi ricordavo che praticamente la scrittura dei poeti di frontiera, penso a Tomizza per esempio. Tomizza era un classico scrittore di frontiera, perché lui abitava a Trieste, però praticamente proveniva dall'altra parte dell'Adriatico praticamente, e quindi tutta la sua scrittura era come limbatica, aveva quasi, diciamo, un respiro duplice, un incrocio di aree, di nuvole, di situazioni, che praticamente lo rendevano molto molto definito. Mi ricordo La città di Miriam, che è uno dei libri più belli probabilmente degli anni 70-80, che praticamente dava proprio questa fisicità duplice, no? Questo incrocio di cose si ritrovano nelle poesie, queste cose, se non è attento, si ritrovano nelle poesie di Postella. Quando gli ho detto: ma da dove partiamo? Perché noi abbiamo un filo conduttore, che è quello di riscoprire la nostra memoria poetica in qualche modo, e quindi anche, se vogliamo dire, lo start-up per quanto riguarda Postella. Lui mi ha detto: ho due autori, non ho avuto problemi di scelta, mi hanno accompagnato in tutta la mia vita, uno è Dante, l'altro è Sereni. Punto, partirei da qui, ho detto quello che dovevo dire, se mi vengono altre cose da dire te le aggiungerò, ti faccio compagnia volentieri. Grazie. Grazie a Giovanni Brancaccio per questa presentazione e per questo invito, tanto per cominciare, a Saronno, dove gli dicevo, io sono nato a Chiasso, vivo, come ha spiegato lui, sulla frontiera, la città di riferimento evidentemente è Milano, e ho tanti amici tra Como, Varese, Gallarate, Busto Arsizio, ma non ero mai venuto, non avevo mai messo piede a Saronno, ci ero sempre passato accanto, come capita talvolta, quindi è una prima assoluta per me. Sul tema che sarebbe il filo conduttore, cioè il rapporto con la memoria o con quello che potremmo dire la tradizione, si potrebbe naturalmente parlare per ore e ore.
perché non c'è dubbio che la scrittura, almeno nel mio caso, ma io penso sia valga per tutti, non nasce dal nulla. Uno dei maggiori poeti viventi di lingua italiana, che però vive davvero nella Svizzera italiana, lui a tutto capo, Giorgio Orelli, che è uno dei grandi vecchi, ha 90 anni, dice spesso con un suo sorriso ambiguo: in poesia nessuno è figlio di nessuno, o peggio. E ha perfettamente ragione. Ha perfettamente ragione, credo io, per due fattori concomitanti, e partirò da questi due fattori proprio per leggere anche qualche testo. Il primo è quello insito in ciò che diceva poco fa Giovanni e nel filo conduttore che è stato tracciato, e cioè non si può scrivere senza prima aver letto e non si può scrivere senza avere dei modelli di riferimento. All'inizio sono dei veri e propri modelli, talvolta persino poco coscienti, poi diventano, quando le cose vanno bene, speriamo, diventano dei maestri o degli amici lontani con cui dialogare costantemente. E i due nomi che sono stati fatti, che sono tutte e due di, come dire, stelle di prima grandezza, Dante, non c'è bisogno di dirlo, ma anche Vittorio Sereni, che più ci allontaniamo da quegli anni, più mi sembra apparire come la figura centrale della poesia italiana del dopoguerra. Dante e Sereni sono appunto due figure importantissime. Ma l'altro fattore sono le parole stesse, le parole che noi usiamo per scrivere evidentemente vengono da lontano e portano con sé un'incrostazione, anzi molte incrostazioni, un passato complesso che hanno attraversato, talvolta mutando di poco o anche di molto il loro significato. E allora attorno a questi due filoni, quello degli autori con cui dialogare e quello delle parole che portano con sé un antico significato, proverò a leggere qualche testo. Il primo è anche in relazione con la faccenda della frontiera. È vero, sono un autore di frontiera, o meglio, sono una persona che vive sulla frontiera, che è una frontiera prima di tutto geografica e politica, quella tra l'Italia e la Svizzera. In un certo senso io sono una specie di frontaliero. Vado tutte le mattine a lavorare in Svizzera e torno la sera a casa ad Albogasio o Valsolda. E quindi passo regolarmente la frontiera, cosa che una volta mi dava una certa angoscia. Adesso da un po' di tempo, forse perché ho i capelli grigi, i doganieri mi guardano con più simpatia, non mi chiedono quasi mai quella domanda antipatica a cui ero sempre tentato di rispondere male: se ho qualcosa da dichiarare. Perché cosa si può mai dichiarare, se non delle cose di superficie, quelle vere meglio tacerle. Però mi capita spesso, quando transito dalla dogana, che o gli italiani o gli svizzeri mi facciano delle domande, e recentemente me ne è capitata una più strana del solito. Di solito mi chiedono, mi guardano, mi dicono, perché ormai ci vediamo da tanti anni, allora mi dicono: architetto? E io dico: no, no, non sono architetto, sono insegnante. Oppure mi chiedono, c'è una Irene Pusterla recentemente e una volta c'era un Fabrizio Pusterla, che sono dei campioni, Fabrizio nei 100 metri ostacoli e Irene nel salto in lungo. Allora mi chiedono se sono miei parenti, che devo sempre deluderli. No, ma quest'estate uno mi ha fatto una domanda molto più sorprendente, da cui è nata una poesia che adesso andrò a leggere, che si chiama Posto di frontiera, dietro la quale però c'è Dante, o meglio ci sono alcuni riferimenti a Dante, a un canto in particolare del Purgatorio che tutti ricorderete perché è uno di quelli più famosi, il 24esimo, in cui Dante incontra un poeta non di prima grandezza secondo Dante, anzi di seconda o terza, un poeta di Lucca che si chiamava Buonaggiunta Orbicciani, e Dante con la sua perfidia grandissima mette in bocca a Buonaggiunta Orbicciani la canonizzazione di se stesso e dei suoi amici Cavalcanti e Guinizelli, stilnovisti. Ma a parte questo aspetto, in questo canto, come in molti altri, c'è una situazione che ogni tanto mi fa venire in mente, mi ritorna in mente quando passo in dogana. Queste domande dei doganieri, che stanno lì immobili da tanti anni, Sereni avrebbe detto sui loro anni aquilonari, sembrano lì sempre, e quando mi chiedono qualcosa, non cosa dichiara, ma se sono un architetto, se Irene Pusterla è mia figlia, sembra che la risposta per loro sia importante, perché è un momento di, come dire, umanità in questo lavoro che invece non è un gran lavoro, insomma.
E allora anche per questo mi è tornato in mente Dante. In uno dei versi iniziali del canto di Dante c'è un'immagine, si parla di una nave spinta da buon vento. Ecco, questo più o meno dovrebbe bastare per... E a un certo punto in questa poesia si ricorda anche un altro aneddoto doganale. Anni or sono transitavo da un'altra dogana, quella di Chiasso, dovevo portare in Italia, per andare in Valle Intelvi, una mostra di oggetti contadini. E la cosa si è un po' complicata perché i doganieri facevano storie, il maresciallo non voleva lasciarsi passare perché il numero di chiode per un tetto non corrispondeva a ciò che la distinta diceva. E poi c'è stato questo momento molto buffo e molto comico, ma anche un po' drammatico, perché non sapevamo come andava a finire, in cui il maresciallo stava spiegando a un apprendista, eravamo a Chiasso, tutti voi siete già transitati dalla dogana di Chiasso, gli diceva con un librone accanto a sé che sembrava ottocentesco, quei registri, cioè alla voce capitano della nave tu non devi scrivere nulla. Alla voce capitano della nave non si scrive nulla perché qua il mare non ci sta. Ed era questa cosa un po' strana. Adesso la leggo. Posto di frontiera. Un tempo era tutto più difficile. Passare al primo colpo un miraggio. Maglie chiuse o ganasce, una paura quotidiana a suo modo feroce. Nessuna nave pinta da buon vento, anzi... A un'altra dogana, finita chissà come nella canicola di una sordata pianura, un maresciallo spiegava all'apprendista, alla voce capitano della nave, tu non devi scrivere nulla, perché qui il mare non ci sta. Nessuna reciproca cortesia. Adesso forse mi vedono negli occhi qualcosa di più riconoscibile, l'usura o un'ombra dietro. Una stanchezza quasi comune, un barlume d'armonia. In fondo, da quanti anni ci vediamo, loro immobili nei gesti rituali, nelle formule, io con il solito mezzo sorriso sulla faccia e l'aria rassegnata che aspetto il mio turno allo sbocco del tunnel. Poi a volte fanno domande, se sono un maestro, un architetto, un centometrista abbastanza celebre tanti anni fa. Se sono parente di una ragazza brava nel salto in lungo, se vengo da questo o da quel paese, se mi ricordo del tale. Chiedono queste cose illuminati da tenue speranza, come se dalle risposte qualcosa dipendesse di importante. Mi dispiace deluderli ogni volta, insegnante di un ceppo marginale, comasco, e no, nessun rapporto con l'atletica, purtroppo. Ma in questi giorni uno, con gli occhi tristi, inatteso, mi ha chiesto se io ero lo scrittore Giuseppe Pontigia, quello che ha scritto Nati due volte. No, ho dovuto rispondere sorpreso, e poi è morto da qualche anno, mi dispiace, però l'ho conosciuto, ed era bravo e gentile. L'avevo una volta persino invitato a Bellinzona, e lo ricordo come scendeva dal treno, con un cappotto grigio o cammello, e salutava con calma. Ma se non è lui, però, è almeno uno scrittore anche lei, no? Me lo diceva un collega, e anche che il suo nome comincia con la P. E io ho detto Pontigia, perché avevo in mente quel libro così bello. Insiste l'occhio triste e sorprendente con una voce simpatica. Mi spiega che il mestiere è di quelli aspri e duri. Arrivi a casa come svuotato, perso. Ma quando può, lui legge volentieri saggi e romanzi. Quello che lo ispira. Ora però dovrei dirgli che invece purtroppo io sono uno che annota principalmente dei versi, cose strane che incontro sul cammino, affioramenti di voce che non so quasi mai dove portino. Ma lui vuole sapere piuttosto se dopo, quando smonta, entrando in Google, salterà fuori qualcosa su di me. Magari sì, gli dico, magari. E ci stringiamo la mano, per un attimo, fraterni, nella rete. Per continuare ancora con un paio di esempi su questo discorso circa il rapporto con gli autori del passato, se qui ho citato Dante, adesso potrei venire a Sereni con un testo che non è compreso nel fascicoletto che ho inviato,
Tutti o molti di voi ricorderanno una delle più celebri poesie di Vittorio Sereni, scritta nel suo secondo libro, Il diario d'Algeria, quando lui era prigioniero, appunto, come soldato italiano, in Algeria. Non aveva mai combattuto, era stato fatto prigioniero appena sbarcato in Africa. E una notte, scrive lui stesso in un'intervista, andando alle latrine, che erano naturalmente discoste dalle tende, o tornando dalle latrine, ha avuto un pensiero, si è detto, magari domani sbarcano gli alleati in Normandia. E così infatti è avvenuto, come avrebbe confermato il giornale del giorno dopo. E lui si è chiesto, anzi aveva saputo, che erano così organizzati gli alleati che avevano organizzato lo sbarco, da aver pensato a degli elicotteri che avrebbero trasportato subito in Inghilterra i feriti o addirittura i caduti. E allora è nata questa poesia memorabile che inizia con un verso famoso. Non sa più nulla, è alto sulle ali il primo caduto Bocconi su una spiaggia normanna. E poi, molti anni dopo, Saba, Umberto Saba, gli avrebbe scritto una lettera dicendogli che lui lo sapeva o credeva di saperlo chi era il primo caduto sulla spiaggia normanna, il primo morto. È stato un soldato inglese, pare, che si è accorto di un fotografo che lo stava riprendendo dall'elicottero e allora per mettersi meglio in posa si è scoperto e l'hanno colpito. Sarebbe stato questo il primo morto, non sappiamo se è vero naturalmente. Ma questo incipit di Sereni, non sa più nulla, è alto sulle ali, il primo caduto Bocconi sulla spiaggia normanna, non può non continuamente risuonare in testa. E anni fa avevo letto sul giornale una notizia simile e opposta. Diceva questa notizia, per la verità poi ne sono uscite in quegli anni altre una decina identiche, che sarebbe morto in quel giorno l'ultimo soldato della Prima Guerra Mondiale, che aveva ormai un'età molto avanzata, ed era morto in Belgio. Si chiamava Paul Hoog, era stato militarizzato nel 1916 come lanciere, se non sbaglio era belga, e aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale. Mi aveva colpito molto questa notizia, anche se, come ho detto, poi gli amici mi hanno fatto pervenire altri almeno 10 articoli su altri 10 presunti ultimi soldati della Prima Guerra Mondiale morti in quel periodo. Era l'epoca in cui arrivavano all'età, insomma, terminale, per così dire. Ma pensare che, insomma, fosse morta una persona, si era già all'inizio degli anni 2000, che aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale, e che fosse morta, e questo è il secondo dato che mi aveva sconvolto, fosse morta dopo che era scaduto il tempo che gli storici chiamano della memoria viva. La memoria viva, cioè quella che si tramanda di bocca in bocca e di padre in figlio, dura, secondo un famoso saggio storico, 80 anni. Poi scompare. Nelle civiltà dotate di scrittura come la nostra, se va bene va a finire nei libri, in quelle altre scompare e basta. È una cosa che chi come me insegna vede bene negli studenti, per i quali la Prima Guerra Mondiale, per esempio, oggi appartiene a quel mondo da cui vengono le guerre puniche e Napoleone, cioè il mondo dei libri di storia, mentre la seconda è ancora un po' viva se qualcuno ha avuto dei nonni o dei genitori che l'hanno sfiorata. Allora, la morte di Paul Hoog avveniva dopo la fine della memoria viva sulla Prima Guerra Mondiale, questo mi ha colpito molto. Ed è nata poi una poesia che adesso leggo, che si chiama Folla sommersa. In questa poesia contraggo anche un debito, oltre che con Sereni, con un carissimo amico che è un poeta di Ancona, si chiama Francesco Scarabicchi, un ottimo poeta anconetano, che una volta mi ha raccontato una cosa, una sua paura, un suo incubo. Lui, che è nato sul mare, non ha paura a entrare in acqua, anche se sa nuotare benissimo, e mi ha detto che questo è capitato perché molti anni fa, quando era un ragazzo, si era addentrato nel mare davanti al Conero, ritornando ha avuto un momento di panico, come può capitare, e ha creduto di vedere sul fondo del mare i soldati della Prima Guerra Mondiale lì morti con le baionette in estate in attesa dei cadaveri degli annegati, e da allora non è più capace di entrare in acqua. E qui c'è qualcosa del genere. Allora, folla sommersa. Paul Hoog, l'ultimo lanciere caduto su nessuna spiaggia, il superstite delle trincee dimenticate e scomparse su cui sorgono oggi
grandi complessi commerciali o lussuosi villaggi tra satellite, immersi nel verde di pitosfori, di platani, le cui radici vagano per antichi camminamenti sotterranei, granatiere fantasma ultracentenario spentosi a Bruxelles pochi mesi or sono come una piccola candela su cui passa il vento, che era stato coscritto sedicenne di un secolo sedicenne, 1916, eppure già molto cattivo, molto crudele, ma si era ancora al principio di tutta la storia, alle vaghe promesse di stragi, alle belle bandiere. Sapeva di essere una curiosità, aspirava a un Guinness dei primati o una targa. E aveva memoria, lui, almeno lui, dei corpi nella notte e nel fango, straziati, mutilati, dei traccianti. Sobbalzava incompreso, ripensando una mina saltare, una nube nervina. Quei morti gridavano ancora grazie a lui, dalla Marna o sul Carso. O il nastro era già scorso, la pellicola riavvolta e ormai illeggibile, tradotta nel passato remoto dell'euro o in un Alzheimer. 80 anni, secondo gli storici, perdura la memoria viva che il mondo ha di sé, poi è deportata in un posto dove adesso c'è Paul Hoog con i suoi compagni. I ricordi che forse aveva mio padre e quelli della sua età. Tra un po' ci sarà anche mio padre e tutti i suoi amici e nemici. Una grande folla sommersa che ci guarda in silenzio e ci attende. Sull'altro fronte parlavo delle parole che portano con sé la memoria di un passato. Leggerò due testi più brevi e più semplici. Il primo è un testo vecchio. Quando mia figlia Nina era piccola, nella casa dove abitiamo noi adesso, in giardino, le piaceva, come farebbe qualunque bambino, giocare, e non con i giocattoli più ovvi, quelli predisposti al gioco, ma con gli oggetti che i bambini preferiscono. Per esempio, le piaceva molto scavare per terra, e un giorno è arrivata portandomi una moneta che aveva trovato in un'aiuola. Allora l'abbiamo pulita e con grande sorpresa ci siamo accorti che era una moneta dell'inizio del Novecento, che evidentemente aveva perso qualcuno lì molti decenni prima, forse davvero all'inizio del Novecento, quando quel giardino dove adesso si gioca era coltivato a patate, proprio perché era l'epoca della Prima Guerra Mondiale e bisognava mettere giù le patate per avere qualcosa da mangiare. E allora l'idea che dal terriccio di una casa possa riemergere, grazie alla mano di un bambino che gioca, un frammento di quel passato, che forse addirittura parla di una tragedia, la guerra, mi ha colpito molto. E allora, adesso leggo questa poesia che in un certo senso suggerisce questa, spero, quest'idea delle parole o degli oggetti che portano con sé la memoria. Questa non ha un titolo. Fa parte di una serie intitolata Sotto il giardino. E anche questa non c'è, credo, nel fascicoletto. Gli odori forti, la menta e il limoncino, sembrano darti fastidio. I sassi, i rapanelli, gli oggetti dimenticati nel giardino ti attirano allo scavo, alla scoperta, gocce d'acqua sui tubi, zappe rotte, il buio del sottoscala, ragnatele, una moneta salta fuori dall'orto, un re coi baffi da centesimi cinque, e vuoi mangiarlo. Chi l'ha perso rangava nel primo Novecento, patate, forse, era tempo di guerra, e così, sulla terra dei morti, crescono i fagiolini rampicanti. L'altra, sempre su questo argomento, e come la prima che ho letto, è una poesia inedita. Dicevamo prima che talvolta queste letture servono anche per mettere alla prova la tenuta dei testi, e non sono sicuro sempre che funzionino. Qualche tempo fa una mia amica, che ha qualche anno più di me, io ne ho 55, e che come me è nata e cresciuta a Chiasso, sempre sulla frontiera, andando a cena una volta mi ha detto: ti ricordi quel gioco che si faceva? Certo che mi ricordo, è un gioco che facevo, che probabilmente molti qui hanno fatto.
Fuori dalle case, spesso, le case popolari, se avevano un giardinetto, c'era uno di quelli impalcature per sbattere i tappeti e stendere i panni. Quella per sbattere i tappeti era una specie di traliccio rettangolare con due sbarre parallele in alto. E il gioco era quello di, per i bambini, attaccarsi su a questa doppia sbarra con i piedi e farsi dondolare per fare le scimmie. Non so se qualcuno l'ha fatto, ma io me lo ricordo bene. Però non mi ricordo, per quei 5 o 6 anni che mi separano dalla mia amica, come lo chiamavano loro. Per me era andare giù a giocare, attaccarsi coi piedi, insomma. Loro invece lo chiamavano farla petace. E la sua, questa mia amica è una storica, per questo è così attenta anche al cambiamento d'uso delle parole. Non lo spiego, lo capirete ascoltando la poesia che si intitola Storia della lingua, per l'appunto.